chi si vuole unire, tutte le sere alle 8:45 si fa una preghiera per mandare luce a tutto il pianeta in questa situazione, insomma, che stiamo vivendo e che sembra che non finisca mai, ma che finirà. Ognuno con le sue preghiere o con la meditazione, come preferisce, se si vuole unire, più siamo, meglio è. Va bene, Ok, grazie. Buona. grazie. Niente. Allora, buongiorno. Noi stiamo per fare il Vangelo secondo lo spiritismo. Non è un Vangelo diverso, non è un Vangelo, è solo un Vangelo che spiega un po' meglio le cose. Ce l'ho nel capitolo 21. Paragrafo 6. Simona, vuoi leggere mo oggi? Sì, assolutamente. Ok. Prima facciamo la preghiera, non vi scordate dell'acqua, perché l'acqua farà sì che sia sto controllando i gattini. Sarà magnetizzata quest'acqua o fluidificata o benedetta, come uno vuole chiamare, durante la nostra riunione. Anche se sarà chi vedrà dopo, può mettere mentre lo vedi dopo in differita, può mettere per poter magnetizzare, che si magnetizzerà lo stesso. Io stavo vedendo prima di cominciare, stavo guardando un attimino questo qua che ha fatto Luis Hu, che è molto bravo, è un peruviano che è incredibile, lui fa delle cose, sta in Brasile. E fa libro per i bambini, Vangelo per bambini, e è molto bello perché è pieno di spiegazioni di alcune domande. Ci sta quello canale Sesto Senso, lo troviamo comunque, si può prendere. Non sto dicendo che dovete prendere, no, non sto vendendo libri per loro, io non guadagno niente da questo, ma è interessante perché. E spiega il nome dell'autore è Luis Hu Quaca, ops, Luis Hu Rivas, Luis Hu Rivas. È molto carino, che ci dà una idea generale. È illustrato, è pieno di figure, no? Pieno di illustrazioni, e alcune delle domande che facciamo sul Vangelo, lui lo risponde molto, molto chiaramente, no? Che parla che è lo spirito di verità, i principi del Vangelo, dove fa tutto un organogramma, capito? È perché organizza, no? Organizza un po' le cose, i vari capitoli. I vari capitoli, come sono divisi, è carino, è una cosa carina. Non sto dicendo che dovete comprare, che non sto vendendo libri, ma per informazione, se uno vuole approfondire, è molto bello, pure per dare spiegare a qualcun altro qualcosa. Allora, concentriamo il nostro pensiero questa mattina sulle persone che i nostri cari. Le persone a cui vogliamo bene, pure quelle che non vogliamo bene, e facciamo ancora un'altra preghiera per la figlia di Silvana, che ancora sta con un problema della pressione alta, anche se ha avuto i bambini e sta adesso in ospedale. E chiaramente, essendo in Svezia, è lontana, la mamma è preoccupata, no? Come tutte le mamme, come noi. Sappiamo che è così. Então, facciamo un pensierino pure per la figlia di Silvana, che mi sembra che si chiama Lucilla. Lucilla, Lucilla, ecco. Lucilla, sì. Lucilla. E per la famiglia, per tutte le famiglie, per la nostra famiglia, per i nostri figli, in questo mondo o negli altri mondi. No, sono sempre i nostri figli. Appartengono sempre a noi, nel senso che sono sempre nel nostro cuore. Perciò, Signore Gesù, siamo qui questa mattina per dare voce ai nostri cuori, alle nostre menti, per poter comprendere un po' quello che tu ci hai detto.
E sappiamo che le nostre preghiere sono ascoltate, sono sempre ascoltate. Chiediamo agli spiriti benefattori di benedire, di fluidificare queste acque affinché ognuno possa ricevere il balsamo necessario per il suo dolore e chi ha delle persone malate possa condividere quest'acqua pure con delle persone che hanno malattie. Ti ringraziamo e chiediamo illuminazione per queste pagine di oggi. Grazie. Grazie. Allora, Simona, Sì, leggi. allora, non credete a tutti gli spiriti. Miei carissimi, non credete a tutti gli spiriti, ma provate se sono spiriti di Dio, perché molti falsi profeti si sono levati nel mondo. I Giovanni fenomeni. 4:1 sta nel Vangelo. I fenomeni spiritici non solo non accreditano i falsi cristi e i falsi profeti, come certuni pretendono di affermare, ma al contrario vengono a dare ad essi l'ultimo colpo. Non domandate allo spiritismo miracoli o prodigi, perché dichiara formalmente di non farne. Come la fisica, la chimica, l'astrologia, la geologia Astronomia, stanno. astronomia. No, Sì, io ho astrologia. è diverso perché è astronomia, perché l'astronomia è una scienza. Ah. L'astrologia invece è quella dei simboli. Dei segni zodiacali. Qua in questa versione c'è scritto astrologia. Perché è Sbagliata. diversa, insomma. Chiedo scusa, lo ridite perché non ho letto bene, non avevo gli occhiali, mi dite il capitolo, grazie. Allora, Uno. 21, paragrafo 6, assolutamente non credete a tutti gli spiriti. Então, lei stava dicendo come la fisica, la chimica, l'astronomia, la geologia. Hanno rivelato le leggi del mondo materiale, lo spiritismo è venuto a rivelare altre leggi non ancora conosciute, quelle che reggono i rapporti del mondo fisico e del mondo spirituale, e che, come le loro più anziane della scienza, sono del pari leggi di natura. Fornendo la spiegazione di un certo ordine di fenomeni, fino ad ora incompresi, distrugge ciò che ancora restava nel dominio del meraviglioso. Allora, prima di dare continuità, volevo fermarci un attimino qua. Prima per fare la distinzione, come abbiamo detto, tra astronomia e astrologia. Astronomia è quello che studia gli astri, Sole, Luna, Venere, pianeta, le galassie e tutto l'universo. L'astrologia, invece, è stata inventata dall'uomo per vedere nei fenomeni astrologici, astronomici, qualche significato per la vita di ogni giorno. Cioè, noi riceviamo sì l'influenza del cosmo nella nostra vita, perché è tutto elettromagnetismo, è tutta energia, è tutto fluido cosmico, è tutta energia venuta da Dio. Ma l'astrologia, come conosciamo noi per indovinare le cose, no, noi non li facciamo uso perché gli indovinelli no, per prevedere il futuro, questa cosa così. Perché se fosse una scienza vera e propria, non dovrebbe essere 12 segni, ma 13. Perché l'astronomia corrisponde al passaggio del Sole su determinate costellazioni, no? Diciamo così, c'è la linea del passaggio del Sole su varie costellazioni. Solo che c'è un problema, che nei millenni che si sono passati da quando hanno cominciato a parlare di astrologia, la Terra si muove, tutta la galassia si muove, le stelle si muovono, hanno un movimento pure loro. E in realtà doveva essere un altro, il Sole sta passando su un'altra costellazione, non più solo su quella.
prima cominciava con Arieti, no? Per colpa perché era quando cominciava l'anno solare, cominciava con l'Arieti e poi finiva con l'Aquario. Adesso non è più così, perché non comincia più con l'Arieti, perché la stella Sirio che dava l'inizio dell'anno pure per i babilonesi, per tutti quelli là, già si è spostata. Tutte le stelle si sono spostate, il cielo di quell'epoca non è il cielo che vediamo oggi. Perciò, e poi dove, lo sole passa adesso, mi sembra che è una costellazione dell'Orpiunco o del serpente, non mi ricordo bene, ma sarebbe una tre, perché sono 30 gradi per ogni costellazione. Il sole passa 30 gradi in ogni costellazione e sommando questi 30 gradi manca una costellazione che ancora il sole percorre, diciamo così, c'è altri 30 gradi e questa costellazione in più sarebbe altri 30 gradi mancanti. Dove vediamo che quello che vediamo nel cielo che oggi fanno queste divinazioni, cose varie, non corrisponde alla realtà dei fatti. È solo una cosa creata come i tarocchi, no? Per leggere, cercare di interpretare le cose. No, non vi portate perché è venuta a trovarmi la Bea. Ok. E un'altra cosa, dice qua: assolutamente non credete a tutti gli spiriti, le preghiere, prodigi, cose. Io vi ho detto di questo libricino, no? Il potere della preghiera. Allora, le libri che io vi indico, che vi parlo, che vi dico, è solo per un approfondimento, per poter far sì con che voi siate più, approfondire di più le conoscenze vostre. Che succede? Che c'è stata una persona che mi ha domandato: ah, cioè qua ci stanno tutte le preghiere per tutti i problemi. Então, troviamo, per ogni problema ci sta una preghiera diversa. Si deve memorizzare. Che si deve... Ragazzi, non esiste niente, ma niente in questo mondo o in qualcun altro dell'universo che sia come una pillola magica. Non esiste magia, non esiste formula, non esiste niente che sia magico o sovrannaturale o mistico che dice così è la formula perfetta che io dirò sempre quello e così sarò salva, mi guarirò, mi farò. Non è così che funziona. Perché non prescinde dal fatto che dobbiamo fare da noi stessi, dobbiamo lavorare noi stessi, dobbiamo studiare. Non esistono pillole magiche per niente. Perciò la preghiera funziona, funziona benissimo, la preghiera funziona. Solo che c'è una cosa, se non facciamo un lavoro interiore su noi stessi, questa preghiera rimane solo lì, in quel momento è finito lì. Ci vuole un lavoro nostro. Qualsiasi tipo di richiesta che vogliamo, qualsiasi cosa che chiediamo a Dio, non può essere esento da un lavoro personale. Perché pure Gesù diceva, lui guariva e diceva, vai, non pecchi più. Peccare, non nel senso di peccare, come ho già detto, di fare una cosa orrenda, un peccato mortale, queste cose così. Perché la parola peccare vuol dire sbagliare o bersaglio, vuol dire sbagliare bersaglio, vuol dire sbagliare rotta, sbagliare cammino. Então dice andate e non sbagliate più. Perché se io vado a domenica messa, mi confesso, prendo la comunione, e poi torno a casa, o anche mentre sto camminando, qualcuno mi taglia la strada, io dico, ah, mamma mia, no, faccio proprio delle improperi. Poi arrivo a casa e bisticcio con mio figlio, con mia mamma, con mio fratello, con mia sorella, con mio marito. Wow! Tutto quello che tu avevi già ricevuto di beneficio durante la tua comunione, che come Chico Xavier diceva, che lui andava in chiesa, no?
E che lo hanno cacciato dalla chiesa quando lui è diventato spiritista, ma lui andava in chiesa, lui diceva che quando le persone che andavano, perché lui come teneva la vista di vedere oltre, no, quello che vediamo noi, lui diceva che quando le persone che credevano e avevano un cuore, un profondo amore per Gesù e credevano veramente nella loro fede, quando loro prendevano l'ostia, quell'ostia era illuminata. E andava a illuminare le parti del corpo dove avevano bisogno di illuminare, come l'acqua magnetizzata, come l'acqua. L'ostia era illuminata e la persona si illuminava, ma quando era una persona che faceva solo per far vedere o per una cosa sociale, per un'abitudine sociale, non c'era brillo nell'ostia, non c'era nessuna luce, era solo come un pezzo di qualche cosa, un pezzo di quella cosa là che dava e mangiava e finiva lì. No. Ma quando la persona veramente aveva la fede nel cuore e pregava con il cuore, la persona si illuminava insieme all'ostia. E così funziona. Perciò, se non c'è un lavoro personale, niente di questa roba funziona. Qua dice come possiamo fare. E lo dice chiaramente di allontanare le ipocrisie e non ingannare la nostra mente e non ingannare il nostro cuore. Perché noi sappiamo quando stiamo ingannando il nostro cuore, stiamo trovando scusa per non fare determinate cose, per non agire in determinati modi. Então, quando dice qua che il falso profeta dichiara che non è necessario, no? Che queste persone che dicono salverò, farò cose varie. È importante stare attenti a noi stessi in primis. Ok? Vai. Perciò, coloro che fossero tentati di volgere questi fenomeni a loro profitto, facendosi passare per dei messia di Dio, non potrebbero approfittare a lungo della credulità e sarebbero presto smascherati. D'altra parte, come si è detto, questi fenomeni da soli non provano nulla. La missione si prova a mezzo di effetti morali che non è dato a tutti di provocare. È questo uno dei risultati dell'ampliarsi della scienza spiritica. Esaminando la causa di taluni fenomeni, svela molti misteri. Coloro che preferiscono l'oscurità alla luce sono i soli che abbiano interesse a combatterla. Ma la verità è come il sole, fa scomparire le nebbie più dense. Lo spiritismo giunge a rivelare anche un'altra categoria, assai più pericolosa che non i falsi cristi e i falsi profeti, coloro che non si trovano fra gli incarnati, ma fra i disincarnati, la categoria degli spiriti ingannatori, ipocriti, orgogliosi e falsi sapienti, che dalla terra sono passati nell'erraticità e ostentano nomi venerati per cercare, grazie alla maschera dietro cui si nascondono, di accreditare idee che sono spesso fra le più bizzarre e le più assurde. Prima che fossero provati i rapporti medianici, essi esercitavano il loro lavoro in modo meno apparente, a mezzo dell'ispirazione o di una medianità inconscia, auditiva o parlante. Considerevole è il numero di coloro che in diverse epoche, ma in questi ultimi tempi soprattutto, si sono dati per qualcuno degli antichi profeti, per il Cristo, per Maria, madre di Cristo, e perfino per lo stesso Dio. San Giovanni mette in guardia contro questi, quando dice: «Miei carissimi, non credete a tutti gli spiriti, ma provate se sono spiriti di Dio, perché molti falsi profeti si sono levati nel mondo. Lo spiritismo fornisce il mezzo per provarli, indicando i caratteri dai quali si riconoscono gli spiriti buoni, caratteri che sono sempre morali e mai materiali. È al discernimento degli spiriti, buoni o malvagi, che possono essere applicate soprattutto queste parole di Gesù: «Ogni albero si riconosce dai suoi frutti. Non può l'albero buono dare frutti cattivi, né l'albero cattivo dare frutti buoni. Gli spiriti si giudicano dalla qualità delle loro opere, come gli alberi dalla qualità dei suoi frutti».
E poi dice qua, vedere la distinzione degli spiriti nel libro dei Medium, capitolo Esatto, 24. 24. No, che là ci sta la scala spiritica, no? Degli spiriti, che ci dice come si comportano i vari tipi di spiriti delle varie elevatezze. È chiaro che non è una scala finita in sé. Kardec, gli spiriti hanno dato in forma generale, perché tra una categoria e un'altra ci sono classi, no? Che alle volte si mescolano. Ma questo fatto di che alcuni spiriti si passano per Gesù, o per Maria, o per Dio stesso, vabbè, questo, gli ospedali psichiatrici sono pieni, no? Di gente che ha detto che ha parlato con Dio, che ha parlato con Gesù, con qualche altro. Alle volte, quando uno sì, o spirito, quando è un spirito di luce, perciò loro non piace dare nomi, non piace dire i nomi di chi è. Ma come ti chiami? Non piace. Dico, sono una guida, sono un spirito di luce, no, anzi, non dico neanche di spirito di luce, sono un tuo amico. Perché? Perché quando danno i nomi, sanno che vanno a tingere a nostra parte egoica dell'ego o del nostro interesse di vedere, la curiosità di sapere o di sentirsi importante. Wow, Gesù ha parlato con me. Wow, grande cosa, no? Quando uno dice che ha parlato con Gesù, mi dispiace, ma io mi metto già l'antennina, si alza la mia antennina, no? Da essere terreni, mi alza l'antennina e io già mi metto in guardia, perché un spirito puro non si dice mai, non si nomina mai. Poi dalla qualità di Gesù, che è come se io mi avvicinassi al sole. Caspita, mi brucio. Se mi avvicino al sole, mi brucio. È un spirito puro a livello di Gesù. È un spirito cristico. È un spirito cristico. Non abbiamo, l'essere umano adesso, non c'è la possibilità di vedere e ricevere, perlomeno quanto umano, senza una certa protezione, senza un certo livello. È complicato. E poi c'è il fatto pure che loro non si dicono mai nomi importanti o cose varie. Quando dicono è quando hanno un scopo preciso, come nel caso di alcuni santi o cose che hanno partecipato alla codificazione, per poter dire: guarda, sto parlando con conoscenza di causa, perché quando ero vivo, io ho vissuto come tale tizio, no? Então io so di cosa sto parlando. Quando loro dicono i nomi è per istruirci, ma non per darci per farci crescere il nostro ego. E poi un'altra cosa importante è che non c'è bisogno, e quando loro ci danno troppa, quando ci danno, ci dicono troppe: ah, quanto sei bravo, tu sei grande, tu ti stai elevando, ti stai crescendo, la tua anima sta trovando la purificazione. Gli spiriti pure non dicono queste cose a noi. Non alimentano il nostro ego, perché sanno che ci alimenta l'ego. Non ci fanno i complimenti. Anzi, addirittura ci bacchettano. Molte volte ci bacchettano pure. Basta che se vediamo nella vita quello che conosciamo di più, per esempio, di Valdo, no? A parte noi, che con i nostri spiriti guida che ci bacchettano, ma di Valdo, la sua guida, lo ha detto il suo nome fino alla fine, e poi lo bacchettava di continuo. Ma pure Emmanuel con Chico Xavier, caspiterina, Emmanuel gli dava delle lezioni che Chico diceva: uè, ma no, nel fatto dell'aereo, quando stava cadendo, che ha visto i film, nel fatto delle pubblicazioni, quando lui era arrabbiato, di tante maniere sono stati bacchettati. Nessuno mai, ma mai, ha
ha detto quanto sei bravo, non ha mai dato le pacche sullo spalle. Non perché non meritiamo, non perché ci vogliono metterci giù, no, per dire che non sono ipocriti, perché nessuno trova la illuminazione così, facendo delle preghiere cioè a preghiera per l'illuminazione. Pronto, ho fatto la preghiera e sono illuminato. No, ci vuole lavoro. Lavoro, come diceva Emanuela Cicco, disciplina, disciplina, disciplina. Che devo fare? Disciplina. Ma qualche altra disciplina? Disciplina. È lavoro. E se non facciamo un grande lavoro su di noi, studiare, leggere, cercare di vedere dentro di noi le nostre parti buie che vogliamo portare alla luce, alle volte non per trasformarla in luce, perché tante volte non riusciamo perché siamo esseri umani comunque, ma per dare sì, conoscere. Una volta che io so chi ho di fronte, posso riportarmi, posso lavorare su quello che sto facendo. Quando mi trovo di fronte ai miei difetti, adesso so che ho questi difetti, lo affronto più facilmente do che nascondere sotto e far finta di che non ho nessun difetto, che sono a posto, che sto bene, che sto illuminato. Nessuno è illuminato. Si illumina quando noi siamo pronti, quando abbiamo capito, quando la nostra connessione con Dio è così. Ma non era illuminato neanche Chico, non è neanche Divaldo illuminato. Loro stessi lo dicono. Chico diceva, perché è un nome suo, è Francesco, no? Então lui diceva: io sono Francesco, ma di questo Francesco è solo un scisco, che sarebbe la polverina che entra nell'occhio, un piccolo scisco. Io sono solo quella polverina, un niente, non sono questa cosa. No, lui diceva che era piccolo e ci voleva molto per poter imparare. E lui è un spirito vecchio. Lui con Emmanuel vengono rincarnando. È uno come Chico è stato una delle figlie di Emmanuel all'epoca, quando lui era senatore romano. Vuoi dire, vengono già da millenni che incarnano insieme per imparare. E non sono illuminati, neanche Emmanuel è un spirito superiore, ma per arrivare a spirito puro. E poi Emmanuel, secondo Chico, è già reincarnato sulla Terra e avrà Chico come mentore, no? E non ha detto chi era e dove era, sappiamo che è nello stato di San Paolo e già dovrà avere quasi 18 anni o 20, non lo so. Per non guastare il ragazzo, per non far sì che gli spiritisti di tutto il mondo fanno fila per vederlo. Então non ha detto chi era, lo sa solo tre persone che sanno, che erano confidenti intimi di Chico, che hanno promesso di non dire niente. Loro fanno speculazione da destra e a sinistra, ma lui ha detto: non posso dire. Perché poi diventerà una celebrità e guasterà l'educazione del ragazzo. Lui deve andare per la sua strada e fare il suo cammino. Quando sarà nell'età giusta per poter apparire nel mondo come un professore, come un insegnante o come qualcuno che ci insegna di più, apparirà. Ma non ha detto, non, ha detto solo a queste tre persone perché loro potessero riconoscere pure Chico come spirito guida di questo ragazzo. E ha dato tipo parola d'ordine in tre parti, perché da sole non rappresentano niente e insieme possono capire. Perciò, no, tutto perché? Perché il nostro orgoglio ci disturba, ci devia, ci fa peccato, nel senso di ci devia la direzione. E per poter andare nella direzione giusta dobbiamo essere razionali, ragioniamo, dobbiamo ragionare. Quando vediamo gente che fa previsione, predizione, cosa,
Domanda, come è la vita di quella persona? Come vivi? Che fa? Se gli spiriti superiori non ci danno non ci elogiano, non ci dicono ah, quanto sei bravo, non ci dicono che devi vestirti tutto di bianco, devi fare rituale, devi pregare così o devi pregare così. No, loro non ci dicono niente di questo. Gli spiriti superiori ci dicono solo cosa dobbiamo fare per la nostra trasformazione morale. E cosa dicono? Studiare, leggere, conoscere se stesso, fare una riflessione sulla tua vita, sempre una cosa personale di ognuno, non ce l'ha niente a che vedere con gli altri, è con me. Perciò questa indicazione, chi ha il libro di medio che c'è pure in PDF, può andare a trovare la scala degli spiriti, che così vedi la differenza, ok? Così quando appare qualcuno dicendo ah, io sono Napoleone, va là a vedere che cosa che cos'è. Ok? Adesso parlate, domandate e è Beh, con voi. dirti una cosa io, voglio Dimmi. confermare, confermo molto il tuo discorso perché il mondo spirituale, quando ci si approccia a un cambiamento, quello che ti dicono sempre è erudisciti, studia, impegnati in continuazione. E all'inizio, quando si inizia il percorso, uno dice: ma io cosa devo studiare? Invece poi è un impegno continuo, che loro ti stimolano proprio in quel senso lì. Questo è, se uno c'è. Apre il cuore al mondo spirituale, apre il cuore al cambiamento, ti viene detto continuamente di studiare, di impegnarti, di studiare, non ti viene elogiato niente. Cioè, ti dicono solo la parola ricorrente, erudisciti, cioè studia. Quindi è vero, cioè, è proprio vero, chi pensa di trovare degli elogi non esiste, perché comunque noi siamo proprio come all'asilo nido. Sì, è vero, è vero. Quindi il percorso fino a che andiamo via è lungo. Non devo dire questo, grazie, dai. No, no, va bene, è perfetto, è così. Qualcun altro, ragazzi? Io volevo aggiungere questo, che anche molto spesso ti capita che se leggi qualcosa delle comunicazioni dei nostri spiriti superiori, molto spesso e volentieri ti fanno presente di quanto noi siamo limitati, perché vengono poste loro domande. Io sto leggendo, come tu sai, Eva Perracos, Il Sentiero. La guida, ogni volta che le viene fatta una domanda, gentilmente risponde sempre, però ogni volta cerco di spiegarvelo per farvi capire perché, nel modo più semplice possibile, perché voi con la vostra mente tanto limitata non potreste capirlo È bello. diversamente. Oppure, meglio di così, non riesco a spiegarlo, ma so che sarà difficile per voi comprendere con la vostra mente limitata. Cioè, sempre, oppure ti riporta al fatto che sei imperfetto, perfettibile ma imperfetto, e che devi, per poterti migliorare, accettare, prendere in considerazione prima di tutto che sei imperfetto e soprattutto che, come dicevi tu, bisogna fare uno sforzo grandissimo e non bisogna pretendere che anche se si inizia questo sentiero, dall'oggi al domani schiocco le dita e cambia tutto, ma è un continuo lavoro di ricerca interiore e soprattutto nel momento in cui si fa questa ricerca interiore, applicare l'umiltà, perché altrimenti tu puoi farti tutte le domande del mondo, ma nel momento in cui non sei umile e ti affidi a Dio che ti aiuti a trovare, a capire la sua verità e non la tua, capisci che metti sempre la testa sotto la sabbia perché cominciano le resistenze, il sé inferiore non vuole farti lavorare e quindi poi rimani piantato sempre a un certo punto. Quindi è veramente così, cioè non ti esaltano mai, 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 mai. E loro hanno, non ci esaltano, ma hanno un amore grandissimo per noi. Come ho detto già altre volte, loro sanno lo sforzo che stiamo facendo, perché hanno loro stesso passato per quello che stiamo passando noi, perciò sono superiori perché hanno già superato questa fase, no, che noi stiamo passando adesso. E loro ci amano e ci ammirano addirittura per questo, perché sanno che quanto è difficile e come
e perciò ci danno una mano, perciò ci danno i messaggi. Alle volte i messaggi sono una batosta che non ti dico. Quando ho cominciato a leggere pure Perracos, no? Eva Perracos, Un sentiero del risveglio interiore, io alcune volte dicevo: Madonna mia, ma oh! Mi sentivo proprio chiamata in causa ogni momento. Anch'io, anch'io. Dice, ma chi sto, sa mia vita, ce l'ho proprio un binocolo che mi guarda così, dice lei, eccola là, per te questa cosa. E ti cavolo, per me, capito? Sembrava che avevi scritto per me. E Vero. questo è stato scritto negli anni 50. Vuoi dire, sono cose che veramente loro ci danno i messaggi. Ci mandano i messaggi, perciò ci mandano i messaggi, perché ci ammirano il nostro impegno. Ma per poter continuare che noi ci impegniamo, loro no, ci lodano. Perché se ci lodano, e noi ci sediamo sugli allori, stiamo lì, belle, in pace. È come, no? No, loro non ci lodano perché sanno che noi, nella nostra imperfezione, riusciremo a arrivarci, ma c'è bisogno di stare sempre lì con le redini ferme, perché sennò noi deviamo la strada. È molto facile deviare, perché i piaceri sono tanti, le distrazioni sono tante. Prima, all'epoca di Gesù, e tante nelle altre epoche, no? Non c'era TV, non c'era altre distrazioni, no? Era difficile, non c'erano neanche libri, perché per chi sapeva leggere all'epoca si poteva contare forse non a mano, non stessa villaggio, si poteva contare nelle dita di una mano, non di tutte e due, di una mano, perché non c'era gente che sapeva leggere, perché era difficile, era costoso l'educazione, e poi i papiri o i pergamena ci voleva tempo per fare. Una pergamena ci voleva più di un mese, perché a pergamena si doveva uccidere la pelle dell'animale da capra, poi stendere, poi fare tutto il processo di lavorazione della pelle per poi diventare la pergamena. Poi del papiro, con la pianta del papiro che si doveva fare, macinare tutto con i metodi antichi, no? Poi dovevano mettere vari strati, poi far essiccare. C'era tutta una procedura che un foglio costava tanto e era difficile di reperire, tanto che quando le persone facevano la trascrizione, se chi può trovare qualche papiro antico, pure su internet si trovano dei pezzettini della scrittura ebraica, non c'è un spazio vuoto e non c'è virgola, non c'è punto, non c'è niente né paragrafo, è tutto in continuazione. Una presso l'altra, una lettera presso l'altra per poter occupare lo spazio più possibile di quello. E non si poteva sbagliare, perché non c'è come cancellare. E tu perdi un foglio. Non si, era, perciò le scribe erano paganti, perché erano ben paganti, perché loro dovevano sapere fare il loro lavoro per bene, per non sprecare spazio nel papiro, né tempo, né niente. E perciò non è facile. A quell'epoca, ma oggi con tanta distrazione, TV, computer, telefonino, WhatsApp, YouTube, Facebook, uno sta quasi che tutta la giornata appresso a queste cose, a parte la vita normale, la vita in famiglia, la vita nel lavoro, che ci porta a distrarci da tante cose e diventa alle volte è difficile questo studiare, questo essere disciplinati, perché le tentazioni sono tantissime e alle volte veramente non riusciamo a non cadere nelle tentazioni, perché quante volte io mi sono messa in qualche serie di Netflix, no, non mi sono, mi sono lasciata andare, no? Principalmente quella di Star Trek.
È complicato, è un lavoro continuo e loro ci chiamano sempre all'attenzione o con un messaggio, con una parola o addirittura nel film stesso che sto vedendo mi dice qualcosa che mi dice ops, forse sto prendendo troppo tempo qua, dovevo fare altre cose. E è così. Ma perciò dobbiamo stare attenti a quello che ascoltiamo e di chi ascoltiamo. Chi vogliamo per maestro? Gesù ci ha dato il Vangelo, lì ci sta tutto, non c'è bisogno di andare a cercare chissà dove, già c'è tutto nel Vangelo. Non, il Vangelo secondo lo Spiritismo è più spiegato, ci spiega meglio, ma il Vangelo stesso del Nuovo Testamento della Bibbia è uguale. Dobbiamo solo leggere con attenzione e studiare. E studiare. Quando leggiamo un versetto, diciamo, ma come fai a studiare il Vangelo attraverso la Bibbia? Tu leggi, apri, se stai studiando in sequenza o quando apri a caso, che ne so, tu prendi quella parte, quel versetto che tu hai letto, a chi era destinato quel versetto, di quale epoca stiamo parlando, chi erano quegli interlocutori in cui Gesù stava dicendo quella cosa, che facevano, qual è la professione di ognuno. Quando lui parla, quando Gesù parlava, lui parlava, sapeva gli interlocutori che erano lì. Quando ha detto la parabola della moneta perduta, parlava alle donne, perché che c'entrava le monete perdute alle donne? Perché quando le donne si sposavano, ricevevano delle monetine d'oro, no? Per sostenerle, caso mai il marito morisse. E loro che facevano? Non nascondevano sotto un forziere, una cassa o qualche cosa, no. Loro bucavano e facevano le catene di monetina, non so se avete visto quelle catene, tutto con delle monetine, no? Che alle volte vendono per cosa dei vestiti dei zingari, gitani, queste cose così. Le donne portavano appresso le monetine. Dopo ogni compleanno, qualche festa, qualche cosa di ricorrenza, o che un marito fosse un bravo uomo molto generoso, gli regalava ogni volta che qualcuno le regalava una moneta, lei li metteva nella catenina e li portava sempre addosso come bracciale, come catena, cintura, sempre, perché quella era la sua assicurazione della sua vita. Dopo la donna ha perso quella monetina. Gli ha fatto, dice, ma ha perso una monetina, gli ha fatto festa, che ha speso soldi per fare una festa perché ha trovato la monetina. Che c'entra? Perché quella monetina rappresentava il futuro suo. Então lei dice, ma una monetina, sì, che asino, come si dice, ogni monetina è importante, no? E quando lui ha parlato ai padri, ai patriarca, quando ha parlato del figlio prodigo, então lui ha parlato alle donne, ha parlato ai patriarca, agli anziani, quando ha detto della perdita, quando il figlio se n'è andato, e che lui ha corso verso il figlio. Immaginate un anziano con bastoni che corre. Lui voleva dire che la sua gioia era così grande che addirittura ha corso verso il figlio. Che si era smarrito. Então, vuol dire, c'era un significato in ogni parabola, in ogni parola. Lui sapeva l'interlocutore di cui parlava. Quando lui parlava della piantagione, della vigna, lui parlava agli agricoltori, che a maggior parte erano agricoltori. Della pecora perduta, parlava ai pastori. Vuol dire, per ognuno lui teneva la sua parola, teneva la sua parabola. E quando noi cerchiamo di interpretare quello che dicevo, andiamo a vedere che significavano gli anziani, i patriarca per gli ebrei. Che cosa significava essere un pastore in quel gregge?
in quel villaggio. Cosa significava essere una donna? Cerchiamo di sviscerare quelle parole, cercando di comprendere quello che il messaggio che Gesù voleva mandare, perché non è solo il versetto che dobbiamo analizzare, analizzare proprio il significato di ogni parola. Perché quando lui ha usato quelle parole, anche se alcune traduzioni fanno proprio pena, ma ci sono buone traduzioni, diciamo così, relativamente buone, quella che ho detto già della Bibbia di Gerusalemme è quella migliore fino a oggi, o la Bibbia del Pellegrino, sono quelle migliori per poter leggere, ma ha anche i suoi difetti perché appartiene a una istituzione che è l'istituzione del credo cattolico, non cristiano, che cristiano siamo tutti, ma del cattolicesimo, come del protestantesimo, come di altre fedi, no? Então vuol dire ognuno tira il piatto verso di sé, no? Ognuno include nella sua traduzione quello che vi fa più comodo. Invece va benissimo questa di Gerusalemme, che è molto chiara. Hanno cercato di fare un meno danno possibile. Ma si può comprendere anche lì quello che diceva Gesù, sviscerando la parabola, sviscerando quello che lui parlava. E vedrete che diventa pure divertente. Usiamo il dizionario. Tante volte che noi abbiamo scordato un dizionario che non si usa più, no? Che basta mettere su Google, troviamo tutto. No, usate il dizionario quando leggete il Vangelo. Cercate le parole, che significa? Cosa aveva significato per quelle persone? Quando Gesù invita qualcuno a mangiare con sé, che significa invitare a mangiare? Che significa mangiare insieme per gli ebrei? Vuol dire condividere la stessa idea, condividere lo stesso pensiero. Mangiare in portoghese si dice comer, non mangiare comer. E comere è con me che mangi, no? Então vuol dire tu dividi con me l'idea. La stessa idea. Igreja, chiesa, vuol dire ecclesia. Ecclesia, che vuol dire ecclesia? Vuol dire condividere le stesse idee, siamo tutti parte di un stesso gruppo. Perciò quando cerchiamo nel dizionario il significato delle parole, e guarda, vi aprirà un mondo, è come una caccia al tesoro, vi aprirà un mondo sul Vangelo e comprenderete meglio le parole di Gesù. Ma questo significa studiare, passare del tempo, impiegare del tempo per fare questo, non perdere tempo, passare del tempo, utilizzare il tempo per fare questo, che quando studiamo il Vangelo stiamo in luce, stiamo nella luce, come abbiamo fatto, nostra casa diventa un fuoco di luce che si espande. Perciò per comprendere ci vuole, non è solo quello lì, leggiamo, basta, no. Sono cose che uno impara leggendo, usando il dizionario anche. Ok, vai ragazzi. Scusate, parlo troppo. Quando parlo del Vangelo, mi infiamo. Silenzio. Ehi, la posso fare una domanda? Buongiorno. Sì? Buongiorno. Scusami, io stamattina sono stato un po' deviato, so che mi hai inviato una preghiera e sono andato su quella preghiera e sono stato lì a pregare fino alle 11. Ok. E niente, poi mo non so di cosa stavate parlando, cosa avete letto, dopo Dei li posso falsi vedere. profeti, dei falsi profeti. Ah, i falsi profeti. Ok. Ok. Vabbè, quando continuo a leggere, perché è la zona che sto leggendo. Allora, ok, noi siamo nel capitolo 21, paragrafo
Sei. Sì. Qualcun altro? Rosaria, Simona, Steffi. No, sei stata molto chiara, Leila, quindi perciò di solito, vabbè, poi sei di dubbio, non tu, voglio dire, a volte insomma è chiaro, sto comprendendo tutte queste cose che stai dicendo, perché sono tutte cose che io nel mio cuore sentivo, ma che non avevano un fondamento, perché nessuno mi ha erudito meglio, ecco. Quindi adesso sto cominciando a capire tante cose. Sei stata molto chiara, quindi non ho domande da farti in questo momento. Grazie. Un'altra cosa interessante, vedi, è importante di capire come funziona. È carino perché a me mi incuriosisce e mi entusiasma, come dici, enteos, entusiasmo, essere in Dio, essere entusiasmato è essere in Dio, no? Mi entusiasma il fatto di comprendere, per esempio, quando appare una parola. Per esempio, quando Gesù incontra la donna vicino al pozzo, quando c'è la parola pozzo nel Vangelo, c'è un matrimonio. Parla di un matrimonio. Tutte le volte che c'è un pozzo, trovate, mettete pozzo e vedete tutte le volte c'è un matrimonio. Mosè, quando ha incontrato la sua donna, stava nel pozzo. Lei stava nel pozzo, perché un pozzo era la piazza comunitaria o dell'oasi o della città o del villaggio. Il pozzo era dove andavano tutti lì e lì si conoscevano, non potevano parlarci uno con l'altro, ma si conoscevano, si guardavano, facevano degli sguardi, degli occhiolini, no? E lì poi dopo si trattavano di matrimonio. La ragazza arrivava a casa e dice: "Guarda, mamma, ho conosciuto quest'altra persona. Ciao, Anna. Conosco quest'altra persona. C'ho questo." Lì si trattavano di matrimonio, capito? Il padre andava a parlare con la famiglia di quello che ha dato l'occhiolina alla ragazza e tutto il resto. Vuol dire, quando si parla di pozzo, voi vedete, pure quando Gesù, quando ha parlato con la Samaritana nel pozzo, di cosa ha parlato? Dei suoi cinque matrimoni, che non erano veramente, parlava del matrimonio, ma parlava delle 5 volte che la fede giudaica si è stata, diciamo, sono stati imprigionati o conquistati da altri popoli, babilonesi, egiziani, romani, altri che sono stati, parla della comunione, dell'unione, no? Parlava dei mariti nel pozzo. Ogni volta che c'è un pozzo, c'è un matrimonio in giro. Cioè, vedi, Ruti, le altre, non mi viene in mente altri personaggi, ma comunque se andate a cercare, vedete che c'è sempre un matrimonio. Então, vuol dire, c'è un significato. Che poi gli ebrei non è che sono, loro usano le parole, pure la quantità di volte che appare quella parola nel Vangelo o nella Bibbia intera, no? Quante volte si dice la parola perdono, quante volte si dice la parola amore, quante volte si dice la parola padre, fratello, tutte le parole, la quantità di volte che appare c'è un significato. Quel numero c'è un significato. Vuol dire, non è così aleatorio che uno parla e dice, perciò qua dentro il Vangelo c'è stata una marea di informazione che se uno va a cercare, wow, si apre un mondo, veramente si apre un mondo. E è carino, è forte. A me mi diverte trovare e cercare e wow, faccio wow, questo voleva dire, vedi? E io che pensavo che era tutta un'altra cosa. È bello fare questo tipo di ricerca. E poi non si finisce mai perché man mano noi studiamo, apriamo la nostra comprensione, alle volte lo stesso pezzo, lo stesso paragrafo ci apre di un'altra maniera. Con la comprensione che abbiamo avuto studiando. Vai, Stefano.
No, hai ragione, questo pensavo, a volte rileggendo il Vangelo è come se i messaggi che arrivano sono diversi a seconda della situazione che stai vivendo, per cui sono sempre, a volte sono attuali a seconda della situazione. Pertanto mi chiedo certe volte tutte le interpretazioni che sono state fatte nei secoli di tutte le scritture bibliche. Diciamo coloro che traducevano in funzione del loro vissuto. Sì. Trovandoci adesso in questi tempi, nonostante siano passati secoli, queste scritture sono sempre attuali, per cui veramente sono una luce, come tu dicevi, una luce che letta con consapevolezza rappresenta la strada da seguire, veramente bellissimo. No, è veramente interessante, per esempio, il Talmud, no? O la Torah. La Torah, quando un rabbino legge un pezzo della Torah, no? Poi lui spiega quel pezzo, lui spiega a modo suo, non spiega basato su altre cose, no, sul suo modo di interpretare la Torah, ma va a vedere anche che hanno detto altri rabbini su quel pezzo. Perché è un'unione, come una, dicono che la Torah va letta come un collare di perle, che ogni perla rappresenta un'interpretazione e ogni interpretazione fa luce a una nostra interpretazione, perché noi possiamo tirare qualcosa da questa interpretazione. E è bellissimo perché è come hai detto tu, ogni volta che prendiamo e rileggiamo quel pezzo, si aggiunge a quel pezzo che avevamo già letto, si aggiunge il nostro vissuto di oggi, la nostra interpretazione di oggi, il nostro modo di capire di oggi, quello che abbiamo imparato si aggiunge a quello che già c'era prima e si arricchisce tanto, tanto, tanto la nostra conoscenza del Vangelo. Non solo, ma a me sai che cosa capita? Che quando sono in difficoltà, no, mi siedo, mi concentro e apro il Vangelo per avere una risposta. E a volte, a seconda della domanda che io formulo, la risposta assume dei significati diversi. Quindi Già a volte dico, ma com'è possibile? Questa cosa in questo letto. contesto può assumere, sì, può assumere questo significato particolare. È vero, dice, ma ho già Favoloso. letto questo. Come mai mi danno un'altra volta? Perché vuol Sì. dire che qualcosa tu hai lasciato indietro. Io ogni tanto che aprivo, no? Usciva sempre nello stesso posto, no? Ha detto, o è viziato, perciò ho messo la... ho fatto impaginare per evitare che come che fossi già viziato con la cosa. Io ce l'ho pure uno in portoghese che è piccolino, no? Così piccolino. E che così è più facile, diciamo così, perché non c'è nessun segno, non c'è niente, e è molto ben impaginato, e tu posso aprire in qualsiasi parte e poi vado a leggere. Piccola lettera, molto piccola, vado a leggere, infatti qua dice sulla benavventurata quelli che sono pacifici, brandi e pacifici, mansueti pacifici. Oh, Zorro, il mio gattone grande è venuto qua, che bello, che lui stava male. E così tutte le nostre interpretazioni vanno unirsi a quello che abbiamo già imparato, perciò è importante il Vangelo. Ragazzi, parlate. Se no, Gianni, vuoi dire qualcosa, Gianni? Volevo dire una cosa io, Dimmi. riguardo proprio prima di quello che si riferiva a Stefania, che quando alla fine, delle volte noi troviamo le parole nelle parole, ecco, e che a volte succede quando noi ci fidiamo completamente del Signore e i nostri occhi leggono quello che sentiamo, ma non perché non è quello che è scritto, non è vero, è semplicemente, almeno come, è proprio quando noi ci fidiamo completamente a Lui, alla fine
anche una è lui che pensa a risponderci. Ecco, ho Brava, avuto questa brava, sensazione. grazie, bellissima interpretazione. Qualcun altro vuol dire qualcosa? Se non passiamo alle vibrazioni. Ma a me mi viene anche questa cosa qua che io applicavo, io prima di riconoscere nuovamente sotto un altro punto di vista Dio, ero buddista, come vi avevo già detto, e ho voluto continuare questa cosa, questo consiglio che ci davano, che era appunto riguardo lo studio degli insegnamenti, di farne uno studio attivo con questo consiglio, cioè praticamente prendere, cioè oggi che ne so, voglio portare questo insegnamento che ho letto nella mia vita quotidiana. Cioè, ho deciso che questo insegnamento in particolare, attraverso la meditazione, ho capito che è un mio punto debole e quindi voglio focalizzarmi su questa cosa, non so, l'umiltà piuttosto che la compassione, piuttosto che la pazienza, il perdono o la preghiera per i miei, tra virgolette, nemici, qualcosa di questo tipo. E concentrarsi e pregare, chiedere in questo caso l'aiuto a Dio per riuscire in questo intento. Ed è una cosa che io sto continuando a portare avanti nonostante che poi ho cambiato religione e sono ritornata ai valori tradizionali. E ho visto che funziona tantissimo perché quello che leggi non diventa solo teoria o come qualcosa di, insomma, un master attaccato alla palete, ma io so tutto, cioè perché poi vai a crescere anche il tuo ego, no? Io so questo, 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 ma invece ogni volta che leggi qualcosa, approcciarti, fare tabula rasa della tua mente e approcciarti a questa lettura come se tu non l'avessi mai letta. Perché questo ti permette di leggere sempre cose nuove anche di una pagina che a caso tu apri il Vangelo. Io c'è stato un periodo, il mese scorso, che io aprivo sempre il Vangelo nella parte in cui dice ama il tuo prossimo come te stesso. Ma sempre, 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 però io non ho mai detto, ma che due scatole, ma sempre, ma perché io voglio leggere altre cose? No, dicevo, evidentemente c'è qualcosa che io ancora non ho capito. Mi mettevo lì, pregavo per avere tabula rasa, dopodiché lo leggevo e dicevo, aspetta, ma questa cosa non l'avevo presa in considerazione. Ok, la voglio portare nel mio quotidiano. Ed è, cioè, funziona che è una bellezza, eh. Cioè, bisogna sempre approcciarsi così, con tabula rasa, prima di leggere qualsiasi cosa, perché altrimenti arriva il nostro inconscio che dice: ma questo qua già lo so, ma questo qua già l'ho letto, ma questo qua lo conosco. Sì, vabbè, ma sempre le solite cose. E sono tutte resistenze che poi non ti fanno lavorare a livello pratico. È quello che dicono pure anche i buddhisti, non che uno o discepolo vado maestro, dice voglio conoscere, voglio la conoscenza di tutto, voglio la conoscenza. E un maestro sta versando il tè nella tazzina, no? E poi versa, 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 fino a che trasborda, no? Va fuori, straripa. Io allievo dice, maestro, ma lei non vede che è già piena la tazza, non può mettere niente più. E lui dice, appunto, se hai Esatto. la tazza piena, no? Se hai già tutta questa conoscenza, pseudoconoscenza, che cosa ti potrò insegnare di più? Niente. Tu hai già tutto pieno, perché c'è gente che quando scrivi dici, ah, io ho fatto già questo percorso, questo, 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 quest'altro, ho fatto tutto questo, so tutta questa roba. Ok, allora che cosa vuoi? No? Vuoi altra roba per riempire la tazza che non va, non ci va più niente? Sì, è la tabula rasa, come dici tu. Se siamo pieni non possiamo mettere niente. Ah, sì. Dobbiamo scrollarci alcune cose per poter fare entrare qualche altra cosa, no? Ok, ragazzi, adesso se no diventa tardi e voi dovete cucinare. È domenica. Io comincio con la chi vuole fare la preghiera? Chi si offre di fare la preghiera? Offritevi, ragazzi. Mi offro io. Ok, grazie. Allora, prima le vibrazioni,
Vorrei vibrare per voi tutti, per noi tutti, per le persone che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno dopo, per Luca, per il mio gattino Zoro che sta rientrando dal suo problema, per tutte le preghiere vostre, per le vostre generose azioni e per la nostra conoscenza. Questo la voglio pregare. Grazie. Antonia? Antonia? Ok, passiamo a Rosaria e poi potrò andare a Antonia. Rosaria? Allora, io prego per mia figlia e mia madre affinché possano ricevere tanta luce e poi prego per tutti noi e un po' tutto il mondo in questo momento particolare affinché ci possiamo sostenere con, troviamo nella preghiera, ognuno nel proprio modo di pregare, tanta forza e tanto coraggio per poter, diciamo, resistere a questa cosa e, insomma, stare attenti, andare avanti, aspettare anche, diciamo, che venga, insomma, qualche medicina che ci possa aiutare, insomma. E, per questo io prego, grazie, amen. Grazie. Antonia? Parlavo prima, stavo però il microfono non l'avevo aperto. Parlavo da sola, vabbè. Signore mi ascoltava. Sì. Allora, Signore, ascolta le vibrazioni di tutti noi, anche quelle più nascoste nei nostri cuori, perché se solo tu puoi leggerle, aiutaci a non aver paura anche quando ci sentiamo soli, perché sappiamo che una tua risposta può essere una risposta per noi. Grazie per quello che fai, perché nella vita si può perdere o vincere, ma con te non si perde mai. Grazie. Grazie, grazie veramente. Gianni? E niente, io credo vibrazione per tutti quanti noi, e in particolare per mio figlio che non sta bene a letto, come un vegetale, prego, vibro fortemente per lui e per tutto il mondo. Grazie. Simona? Io mi associo a tutte le vostre vibrazioni, prego per il nostro gruppo, prego per tutte le persone che soffrono per qualche malattia o di qualsiasi altro problema, prego per questa situazione che si possa risolvere nel migliore modo per noi che Dio nostro Padre ha stabilito e voglio ringraziarlo per l'amore incondizionato che ci offre tutti i giorni attraverso l'aiuto amorevole dei nostri spiriti benefattori, dei nostri amici spirituali che ci sostengono, ci ispirano, ci cercano di coinvolgere nelle azioni migliori per la nostra evoluzione. Prego per tutti i nostri disincarnati e per tutto l'universo. Grazie. Grazie. Dora? Allora, io oggi voglio fare una vibrazione per tutti, ma veramente tutti noi, tutte le persone viventi che sono nella sofferenza, sia psicologica che fisica, affinché da questo percorso che loro stanno attraversando possano trarne i migliori insegnamenti. Non c'è una persona in particolare, perché questo li racchiude tutti, tutti noi e tutte le persone che amiamo. Ma una vibrazione in più la voglio fare per tutti i nostri disincarnati affinché possano entrare nella luce. Grazie. Grazie. Marisa? Io faccio una grande vibrazione per chi sta male, quindi per Luca, per Lucilla e per te, perché comunque è la tua dedizione, il tuo tempo in cui ci stilli queste gocce di fede e di luce è molto importante.
poi voglio vibrare per tutti quanti, per tutta l'umanità, per tutti noi, affinché ricordano che siamo comunque collegati, siamo tutti insieme e che solo l'amore di l'uno verso l'altro ci può far uscire e superare questi scogli, questi momenti, questo buio che a volte ci circonda. Ok, grazie. È così. Grazie. Così. Rosaria? Già fatto, Leila. Ah, già fatta, Saverio, Saverio. Allora, io voglio vibrare un poco per tutti noi, per tutto il nostro gruppo, anche per il figlio di Gianni, e voglio vibrare anche per due collaboratori nostri, miei, che sono affetti da Covid e il secondo tampone pure è andato male, e di cui il cugino di uno di questi l'altro giorno si è disincarnato per il Covid. Persone che conoscevo. E niente, questo mi sta facendo stare un poco giù. Prego per la mia famiglia, per mio figlio, per mia mamma. E prego anche per Zorro e per tutti noi, per Luca e per il nostro gruppo che sta sempre bene, e pure un poco per me che sto un po' giù. Grazie. Grazie, grazie Saverio, senz'altro. Stefania, mi sembra che tutti quanti hanno fatto, Stefania, la tua vibrazione e poi la preghiera. Paradossalmente la vibrazione che ha fatto Marisa ha letto in pratica quello che volevo dire io. Vibro per Luca, per la figlia di Marisa, per Lucilla, che Dio l'accolga, la guidi in questo percorso, e per il figlio di Gianni. E sì, e anche per le persone che in questo momento sono a casa, che sono risultate positive e che effettivamente risultano quasi viste come appestate, perché comunque il pregiudizio, la paura le allontana. E purtroppo a Salerno ce ne sono tante, anche di amiche mie che sapere che hanno il Covid vengono un po' isolate, purtroppo. Vabbè, comunque, che Dio ci aiuti a superare questo periodo particolare. Adesso faccio la preghiera. Allora, Signore, guidaci in questo percorso di materia, in questo percorso di difficoltà e sostienici con la tua luce, col tuo aiuto attraverso i nostri spiriti benefattori. Aiutaci a perdonare, aiutaci a seguire la parola del tuo figlio, la parola di Gesù, che sempre sia nei nostri pensieri, nel nostro quotidiano, che tutta la nostra energia sia rivolta verso l'aiuto al prossimo, verso l'aiuto per le nostre necessità umane e spirituali, e fa sì che noi abbiamo sempre te nel nostro cuore e nell'aiuto per il prossimo. Grazie. Grazie, grazie mille, bellissime Grazie. parole. Grazie, Grazie. vi ringrazio veramente tutti. Ciao a tutti. Buone Grazie giornate. a te, Leila. Buona giornata.